Ciao a tutti ragazzi, sono Diflo di IO Review. Siamo pronti per spararci un'altra missione. Nel frattempo sono andato un attimo in giro a cazzeggiare. Adesso mettiamo la mappa ragazzi e ci rechiamo verso un'altra destinazione. Allora, vediamo. Cosa abbiamo da fare? Possiamo recarci da Reader. Ok ragazzi, dirigiamoci verso casa che è ricomparsa l'icona di Reader. Quindi andiamo a rubarci una macchina, eccola qua ragazzi, sembra anche carina. No, direi che prendiamo quella di dietro perché questa qui è un bagaglio. Ragazzi, sta macchina va a manetta proprio. Infatti questa ragazzi sarà una di quelle macchine che ci conviene portare tipo da quei carrozzai che ci fanno le modifiche alle macchine, che questa qui è perfetta, anche perché è una macchina già velocissima ragazzi, se andiamo ad aggiungere anche il NOS andrà veramente come una scheggia. Oltre a questo potremo anche personalizzarla, avrà sicuramente più parti da modificare e da personalizzare. Poi più che altro, siccome che già una macchina è molto bassa, già da originale, conviene infatti installargli le sospensioni idrauliche, che così, oltre a essere una super sportiva, potremmo utilizzarla anche in terreni disconnessi, insomma, sui binari, sulla terra, in tutte quelle parti dove con una macchina sportiva è la meno indicata, però con... montandoci sulle sospensioni idrauliche riusciamo a guidarla anche fuori strada, insomma. Ecco ragazzi, siamo arrivati nella mia magnifica villa. Sta catapecchia, fa proprio cagare sta casa. Dobbiamo comprarne un'altra, ragazzi. Siamo pronti, ragazzi. Andiamo a fare un altro furto con il nostro furgone e dobbiamo andare a recuperare delle casse in una specie di caserma militare e quindi dovremo stare anche molto attenti ragazzi, perché questi qua sono dei bastardi molto agguerriti, sono armati di armi d'assalto. Alcuni usano la pistola di ordinanza, ma molti hanno anche fucili d'assalto, quindi ragazzi dobbiamo stare molto attenti perché questi qui ci fanno veramente secchi. Allora, dobbiamo andare dalla parte sinistra oltre il ponte, quindi saliamo su questo ponte. Bam. Saliamo sul ponte, vediamo se riusciamo a trovare una scorciatoia per salire su sto ponte. Ecco ragazzi, trovata. E quindi ragazzi dobbiamo agire con molta cautela perché staranno là ad aspettarci. Allora, dal lato sinistro. Quindi troviamo un modo di salire su quest'altro ponte. Ragazzi, sto gioco è sempre più bello. Adoro le scorciatoie poi. La figata di sto gioco è che abbiamo proprio libertà assoluta. Ecco un vespino ragazzi, possiamo fare anche le missioni da pizza, andare a portare le pizze ai nostri clienti. Prossima volta che ne becco uno ragazzi ci provo anch'io. Ok ragazzi, siamo arrivati. Quello che dobbiamo fare adesso è entrare qui dentro, irrompere con cattiveria e andarci a rubare più materiale possibile. Perfetto. Ok ragazzi, entriamo. Apri il cancello principale sparando l'interruttore sul lato del muro. Ok, scavalchiamo. Cambiamo arma.
Ecco qua un bastardo, ragazzi. Fatto secco subito, sparato all'interruttore. Morite, cazzo. Meno male che sono armati di pistola, ragazzi. Così li facciamo secchi molto rapidamente, perché se facciamo la cazzata di entrare in una caserma militare, di solito ci fanno secchi subito perché usano i fucili d'assalto, quelli potenti, ragazzi. Ok, saliamo sul muletto, ragazzi, e freghiamoci tutte le casse possibili. Basterà dirigerci vicino, schiacciare, esatto, l'interruttore per alzare, appena riesco magari a mettermi anche bene di fronte. Ok, e carichiamo tutto nel furgone. Ragazzi, è un po' difficile da guidare il muletto perché abbiamo le ruote posteriori, quelle sterzanti, non quelle anteriori, quindi diventa molto sensibile nella guida. Facciamo prima possibile, prima che arrivano altri bastardi. Meno due casse, ragazzi. Socia che guida con sto muletto. Ok, siamo alla terza. Ecco che sono arrivati degli altri ragazzi. Sento gli spari. Aspettate che faccio da una mano al reader, perché questo qui è una chiavica con la pistola. Ragazzi, è vero che è bello avere la gang che, come vi spiegavo anche l'altra volta, che è possibile tipo portarli con noi per aiutarci nelle sparatorie, però c'è anche da dire che loro sparano proprio di merda. Cioè, su 5 colpi forse ne beccano uno, quindi è più una cosa quasi visiva e basta, perché non saranno mai all'altezza di noi. Ok, il quarto, aspettate che spariamo quest'altro prima che fa secco Reader e poi ci fa finire la missione a cazzo dopo aver caricato già delle casse. Allora, ci mancano due casse, ragazzi. Lì fuori ne avevo viste due. Esatto, forse una di queste. Vediamo se sono le casse giuste o sono degli semplici scatoloni. No, sono le casse giuste, ragazzi. Anche queste qua. Spariamo quest'altro. Ecco che davanti l'ultima cassa, ragazzi, si sta facendo dannare. Pronti, ragazzi, 6 casse finite. Siamo pronti per fuggire. Via. Portiamo il furgone al deposito, ragazzi. Dobbiamo stare attenti perché questi militari potrebbero anche seguirci. E c'è il Reader lì dietro che non lo vedo tanto bene. Speriamo che non cada quell'idiota. Ecco, ragazzi, che abbiamo dei militari alle calcagne. Dobbiamo veramente sbrigarci. Cazzo, ho sbagliato strada. Grande, ragazzi, abbiamo due Hammer qui di fronte noi. Ok,
Riusciremo a trovare la strada, porca miseria. Comunque, ragazzi, siamo riusciti a seminare due mezzi militari. E il che non è poco, ragazzi. Quelli sono belli incazzati, eh. Eccoci qua, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato il nostro carico alla tappa finale. Un'altra missione che ha aumentato il nostro rispetto, ma niente soldi, per il momento ancora niente. E grazie della vostra visione, ragazzi, e ci vediamo alla prossima missione. Ciao a tutti!